Ciao ragazzi, sono tornata. Lo so che sono un po' piccolina, però ci tenevo a farvi vedere questa meraviglia della natura, questa meraviglia qui in mezzo di Fuerteventura per fare giorno dopo giorno altri panorami, altri posti, luoghi incantevoli di questa isola. Meraviglioso. Allora, scendiamo, apriamo le anche, lavoriamo un po' sulle braccia, un po' sull'addome, divarichiamo le nostre punte dei piedi e semplicemente scendiamo giù allargando i gomiti. Con i gomiti delle nostre ginocchia per sentire le anche che si aprono e per trovare lo stretching e un dialogo. Il dialogo è apertura, di sentire come ci possiamo diventare sempre più, diciamo, snodati, aperti, in contatto con il nostro corpo. Scivoliamo in avanti con la mano sinistra, il braccio destro va su, guardo sopra e comincio a aprire quel braccio per sentire come si aprono le clavicole. Respirando e portando energia proprio al movimento stesso, mani al centro del petto, i pollici che vanno verso diciamo, il nostro cuore, poi allungo la mano destra al di fuori del piede destro, apro la mano sinistra per guardare su e sentire questa torsione per la schiena, per 3, e 2, 1, torno centrale, mani proprio in mezzo al nostro petto, e cominciamo a salire utilizzando gambe e glutei. 1, 2, 3, apro le braccia verso il cielo, ok? Manteniamo le clavicole aperte, poi chiudiamo le mani di fronte a noi, le facciamo passare dietro di noi le mani, incrociamo dito destro sopra, diciamo mignolo destro sopra la sinistra, le piedi parallele e scendiamo in avanti, anche con le ginocchia leggermente piegate. Apro i gomiti per sentire l'allungamento sulle spalle. Inspiro e vengo su. Divarico poco a poco le punte. Le mani vengono su e guardo di nuovo soffitto, sentendo l'equilibrio con tutto, con i piedi, con le gambe, tutto quanto. Scendo giù, piedi parallele, mani indietro, mignolo sinistro sopra destro. Piego le gambe leggermente e vengo in avanti. Respiro. E cerco la mia, diciamo, contatto con il mio stesso corpo. Inspiro in su. Ok? Braccia su. Torno in centro, qua. E veniamo alla parte posteriore del nostro tappeto. Su. Scendo giù. E con le gambe, diciamo, tese più possibile, comincio a camminare in avanti. Scusate se mi vedete libera di un po' di sabbia nel mio tappeto. Vado in avanti e comincio a pedalare con i piedi, proprio per liberare le gambe. Andremo a lavorare un po' di tutto, apertura, un po' di addome. Le braccia sono sempre coinvolte. Sollevo la destra. E portiamo la destra al tricipite destro, tocco, torno su, incrocio questa volta e il mio ginocchio destro va verso il tricipite sinistro, tocco e torno su, l'ultima volta vieni centrale, poggio il piede tra le mani, se non ci arrivo mi aiuto con la mano. Abbasso il ginocchio sinistro, porto le braccia sopra di me e sento l'allungamento per 4, per 3, per 2, mani di fronte al petto, mi porto il gomito sinistro sopra il ginocchio destro e guardo sopra la spalla destra, torsione, dove la leva è il gomito sinistro e spinge sulla gamba destra per aiutarci a fare la torsione. Torno centrale, mani giù, ginocchio si stacca, torno indietro e torno in downward looking dog. Respiro, inspiro la sinistra su e vado a toccare il ginocchio sinistro sul tricipite sinistro, tocca, sollevo su, ginocchio va a toccare il tricipite destro, sollevo su, torno centrale,
appoggio il piede di fronte a me e abbasso il ginocchio destro. Le mani vanno su. Poi porto le mani di fronte al mio petto, il gomito destro incastra fuori della mano della coscia sinistra e faccio leva. Gomito destro contro la coscia, torsione, respiro, relax, torno su, mani giù e torno in plancia. Da qui scendiamo 3 per 3, vuol dire 1, 2, 3, salgo 2, 3, 1, 2 e su. Se è necessario piegatevi le gambe, torno indietro, spingo giù i taloni, piego le gambe, posso fare un balzo in avanti in 1, in 2 o camminando in avanti così. Facciamo in 2, 1, 2, squat, trattengo lo squat per 4, per 3, per 2 e piano 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 salgo e relax, senti proprio il recupero della forza. Scusate, mi sposto poco poco il mio microfono così non si ciancica, ok? Braccio su, scendo giù, porti i piedi indietro e andiamo in downward looking dog. Di nuovo la destra sale, tricipite destro proprio al ginocchio destro, destro ginocchio destro, tricipite destro, decidi, su, incrocio ginocchio destro, tricipite sinistra, torno su. Respira, portalo in avanti, poggiate il piede tra le mani, bassa il ginocchio posteriore, alzo le braccia, senti lo stretch, poi porti le mani di fronte al petto e incastra il gomito sinistro sopra le ginocchia, guardi sopra la spalla. Adesso guardi che facciamo, stendiamo la gamba destra, sinistra, scusami, salendo con il ginocchio fisso in punto solo per mantenere l'equilibrio, per 4, per 3, 2, mani giù, sollevi quel talone e portalo indietro, stai qui, 3 per 3 vuol dire 3, 2, 1, salgo, 3, 2, 1, fallo con il ginocchio piegato se necessario, 3, 2, 1, spinta in su, inspiro indietro e andiamo a fare lato sinistro, sollevo, inspiro, lato sinistro su, il ginocchio cerca il tricipite, stesso braccio, stessa gamba, torno in su, in incrocio, tricipite destro, torno su, centrale, 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 poggio il piede, scendo giù con il ginocchio, innalzo le braccia, addominali tesi, provi di guardare tra le dita, mantieni l'equilibrio, mani di fronte a voi, incastro gomito destro sopra la coscia sinistra, primo passaggio è qui, schiena, poi sollevate la gamba destra da terra, stensione, piede, gambe che sono e coinvolte, per 4, per 3, per 2, mani giù, quando stacco il piede da terra a rallenti torno indietro, 4 e 3 e 2 e rimango. A questo punto piego le gambe, torno indietro, vi do un recupero alle braccia per non stancarvi troppo le braccia e proviamo di abbassarci i gomiti a terra. Questo si chiama dolphin, fianchi alti, talloni bassi, spingi su l'avambraccio e senti le spalle, porta il petto verso i piedi, spingi sulle spalle, apri le spalle,
corpo e guardi di fronte a te, cammina di fronte a te, abbassi i fianchi e vai in plank. Trattieni. Addominali tesi. Per 4. Per 3. Per 2. E per 1. Pieghi le gambe, divarica le ginocchia, vai indietro in child's pose e recupero. Spalle rilassate. Petto rilassato. E guardi in su. Adesso portiamoci i fianchi proprio sotto di noi per andare a finire con un po' di addominali. Sono sempre molto importanti perché gli addominali sono convoltissimi nel nostro fluido. Ok, stendo la gamba sinistra, porto la destra di fronte a me come se stessi provando di baciarlo. Lo stendo su e comincio a scendere per 4, per 3, per 2. Poi porto la sinistra in avanti come se stessi provando di baciarlo. Lo stendo su e scendo per 4, per 3, per 2. Cambio di nuovo la destra che viene in avanti. Sollevo e scendo per 4, per 3, per 2. E cambio. Vengo in avanti, salgo in su, scendo per 4, per 3, per 2. Piega le gambe, recupero piano piano, respira, recupera, respira, recupera. Sono sempre movimenti importanti. Adesso proviamo di nuovo di semplicemente fare la classica bicicletta ma a rallentamento, toccando il ginocchio con il gomito a posto, sinistra destra destra sinistra. Uno, piano piano piano, come se stessimo facendo a rallenti. 2, piano piano piano. 3, respira piano piano piano. 4, ancora 4, piano piano piano. Ancora 3. Ancora 2. E l'ultimo. 1. And relax. Oh, bel lavoro ragazzi, bel lavoro. Lascia che le ginocchia vanno a destra, sinistra. Recupera la forza. Un viaggio. E ogni giorno che spero che state scoprendo che uno ce la fate. Ok, ce la fate arrivare alla fine. Cominciamo piano piano con allenamenti semplici per poi piano piano diventare sempre più impegnativi affinché diventeremo proprio esperti di fluid. E vi aspetto, questo è il nostro challenge del mese, ritorniamo in forma, consapevoli di chi siamo, crescendo con la nostra stessa forza, con questi allenamenti dedicati proprio a noi, non ai muscoli, non al fisico, non essere più belli, più magri, ma essere più vivi. Bacio dalla Jill e vi aspetto domani.